Qualche giorno fa il presidente della regione Luciano D'Alfonso ha lanciato una proposta, quella di mettere un altro Luciano, Luciano D'Amico, all'interno del consiglio di amministrazione dell'istituto zooprofilattico. Lei, magnifico rettore, come l'ha presa? Per quanto riguarda la persona non può che onorarmi e credo tuttavia che la lungimiranza dell'idea del governatore riguardi non tanto la persona quanto la necessità di creare ulteriori possibilità di collaborazione tra l'istituto zooprofilattico, che è un istituto di cui tutto il territorio non può che andare fiero, non può che essere fiero, e l'Università di Teramo, che opera su settori che spesso si sovrappongono a quello dell'istituto. I rapporti già sono straordinariamente positivi. Io spero che questa spinta da parte del governatore possa concretizzarsi al più presto, torno a dire, anche al di là della persona, ma possa concretizzarsi per il bene delle due istituzioni. Però rettore dell'università, amministratore degli ZS, presidente del Braga, il tempo dove lo trova poi? Credo che l'indicazione del mio nome in sé sia un dettaglio che può in qualche modo essere anche trascurato. La vera rilevanza strategica è la collaborazione che bisogna potenziare per il bene del territorio. Per quanto riguarda il tempo, insomma, questo poi sarebbe tutto da ottimizzare e da trovare, ma sicuramente, lo sottolineo ancora una volta, la rilevanza strategica sta nel fare sistema per il bene del territorio.